Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Io sono Fox, questo ragazzi è il mio bunker, il mio garage. Allora, intanto grazie a tutti voi per gli ultimi giorni, le ultime settimane, gran bei risultati. E allora oggi parliamo ragazzi di legislazione, di domandine, di accertamenti, di richieste di installazione di impianti fotovoltaici. Il tutto ragazzi è nato perché? Perché qualche giorno fa ho inserito il video che ha fatto la botta, un video assurdo che a oggi è oltre i 18.000 visualizzazioni, commenti, grazie a tutti e tantissimi iscritti, grazie a tutti voi, dove parlavamo di un microinverter che ci potrebbe alimentare casa in maniera semplice e veloce. Basta uno, due o tre pannelli fotovoltaici, potenza massima 700 watt, eccetera eccetera. Sotto quel video ragazzi tanti di voi hanno scritto perplessità. Dico io, se non ci sono insulti, se non ci sono brutte parole, ma per quello ci sono gli autofiltri di YouTube e vanno a levarli, ma io personalmente non amo eliminare commenti, a meno che non siano insulti, come dicevo. Tanti comunque hanno commentato negativamente questo video dicendo che stai attento a quello che dici, perché per installare questi impianti devi fare comunicazione, è pericoloso perché restano sempre sotto tensione, se se ne va la luce il tuo pannello continua di giorno a produrre, perciò questa luce prodotta può arrivare nel contatore, dal contatore poi esce e arriva nel quadro dell'Enel, se c'è qualche operatore e può morire, è molto pericoloso. Ragazzi, ma tutti questi film, oh porco cane porco. Allora facciamo ordine. E allora, per quanto riguarda l'installazione di quel microinverter, ok, a quello che io ho potuto capire, leggere, studiare, perché ovviamente mi informo ragazzi, si può installare senza problemi, ok? Massimo 700 watt. Per essere Enel, vende delle soluzioni simili, cioè Enel cosa fa? Ti vende un pannello solare con un microinverter annesso e te lo fa installare nel sito sempre di Enel, Enel X, eccetera, eccetera. Ci sono tanti indizi con la quale potrai andare a capire anche tu che il sistema funziona. È un sistema che piano piano stanno iniziando tutti ad utilizzare, pubblicizzare e fare soldi. E allora, questo cos'è? Questo ragazzi è un documento. Un documento, o meglio, erano due documenti, ma comunque il più importante è questo. Perché tanti di voi dicevano che necessita, dal momento in cui vai a installare questo microinverter con il pannello solare, devi fare una richiesta, una domandina a un ente dove appunto comunichi che c'è questo impianto installato in questa abitazione, in questo appartamento. Sì ragazzi, sì, parzialmente è vero. Perché? Questo è il prestampato dell'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti, ARERA ragazzi, ARERA. È il foglio eventualmente da compilare. Perciò, allegato 1, comunicazione unica per impianti di produzione di potenza inferiore a 800 watt. Il sottoscritto, qua tutte le generalità, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità, ok, nella qualità di proprietario, titolare di altro diritto
e reale di godimento, amministratore del condominio, altro specificare. Perciò noi come proprietari facciamo la comunicazione. Comunica che in data presso il punto di prelievo identificato con codice POD, perciò il codice POD del tuo contatore, sarà installato e connesso alla rete con obbligo di connessione di terzi un impianto di produzione di potenza inferiore agli 800 watt avente le seguenti caratteristiche: fonte, tipologia, fotovoltaico con microinverter da scrivere, marca, scrivi la marca, modello, scrivi il modello, potenza attiva nominale pari a 700 watt per esempio, potenza nominale complessiva degli inverter se presenti pari a tutto, tutto. Perciò prima il pannello solare, cioè se hai un pannello solare da 72 pannelli solari totale 700 watt, compili il pannello solare, poi sotto compili anche l'inverter che dice se è presente l'inverter quanto potenza ha, 700 watt. L'altra voce è se fai la domandina dopo aver già installato l'impianto. L'impianto di produzione di potenza inferiore agli 800 watt già installato presso il punto di connessione identificato con il codice POD, sempre il contatore, sarà oggetto di un intervento di potenziamento. A seguito del predetto intervento di potenziamento, l'impianto di produzione avrà complessivamente una potenza attiva nominale pari a, perciò si flegga la seconda voce se tu già l'impianto ce l'hai ma lo vuoi potenziare, per esempio aggiungere un altro pannello, per esempio aggiungere un altro inverter, ma non è questo il caso perché già con 700 watt di inverter potresti montare un altro inverter da 100 watt arrivando a 800 watt, perché ripeto, questo documento vale per impianti inferiori a 800 watt, ok? Con questa liberatoria tu comunichi che c'è questo impianto di 700 watt e nessuno ti potrà dire più nulla. Dice sempre Enel, con impianti di 300-380 watt o inferiori a 400 watt non c'è neanche la necessità di fare questa compilazione, questa solo ed esclusivamente per impianti sotto gli 800 watt. Continuiamo. Dichiara che l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 watt e rispetta tutte le seguenti caratteristiche: sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui gli articoli 6 ter e 13 ter del testo integrato connessioni attive, nonché delle norme CEI. Sarà connesso alla rete elettrica tramite un punto di connessione sul quale è attivo un contratto di fornitura energetica elettrica con potenza in prelievo maggiore o uguale a quella potenza dell'impianto di produzione per il quale si richiede la connessione. Cioè, qui ti dice che stai dichiarando che il tuo impianto fotovoltaico viene installato dove già c'è un contatore e questo contatore deve avere un kilowattora superiore o uguale alla potenza del tuo impianto fotovoltaico. Nel nostro caso 700 watt, 350 watt, in base a quale poi inverter si va a prendere, sei sempre inferiore ai soliti 3 kilowattora che abbiamo in casa, perché nell'appartamento, ragazzi, abbiamo contatori da 3 kW, perciò ha voglia, perciò ci siamo tutti. Sarà connessa la rete elettrica tramite un punto di connessione, ok, sarà connesso tramite un punto di connessione sul quale non sono connessi ulteriori impianti di produzione, perciò qui ti chiedono se, o meglio, tu gli devi dichiarare che è l'unica fonte di produzione dell'energia elettrica, ok, connessa in rete. B. L'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione è progettato e realizzato per soddisfare i fabbisogni energetici dell'utenza con cui è annesso e che pertanto l'energia elettrica prodotta del predetto impianto è per lo più autoconsumata dalla predetta
Utenza. Oh, qui che cosa ti dicono? Tu devi dichiarare che quell'impianto con quell'inverter produce tot. Quel tot che tu produci, il 90%, 99% o 100% lo devi utilizzare. Ragazzi, in un appartamento, in qualsiasi appartamento, basta un frigo, basta una lampada, due lampade, un televisore, basta qualsiasi cosa, 700 watt li consumi senza problemi. E poi andiamo alla seconda pagina. C. Sono consapevole che avvalendosi di questa modalità per la connessione alla rete del proprio impianto di produzione si rinuncia a qualsiasi pretesa in merito alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dal predetto impianto. Cioè, ragazzi, qua ti stanno dicendo che cosa? Ti stanno dicendo che loro sanno che potrebbe succedere che qualche watt, ok, vada nella linea esterna. Ma loro già ti dicono, ascoltami, vedi che io non ti pagherò nulla per questa energia che tu mi metti sulla rete. Ok, perciò ragazzi, a loro noi facciamo anche un favore, perché quell'energia immessa in rete, loro la rivendono, perciò loro ci guadagneranno. Se per esempio io con 700 watt di inverter ne consumo a casa 500, 200 watt vanno fuori, ok? E già loro lo sanno, ok? Lo sanno. Mi dovrebbero pagare conto energia, pagamento annuo. No, qui loro ti dicono che se fai questa domandina, questa comunicazione, già sai a prescindere che non ti verrà pagato nulla. L'energia che non consumerai a casa e andrà fuori sarà loro, e loro non ti pagheranno nulla e la utilizzeranno per come loro vogliono, e poi alla fine l'appartamento vicino se la prenderà e la pagherà, perché la pagherà, ragazzi. La tua energia viene pagata dagli altri a loro, cioè a loro conviene. Poi di conferire mandato con rappresentanza all'impresa distributrice per l'attività di censimento dell'impianto di produzione nel sistema Gaudì, che darà tempestiva informazione circa l'eventuale variazione dei dati dichiarati. Ecco, se in futuro io lo voglio potenziare, devo ricompilare lo stesso modulo, però legando l'altra, dove appunto dico di quanti watt in più sto potenziando questo impianto. Poi allega, vogliono degli allegati. Per impianti di produzione di potenza inferiore a 800 watt, ivi incluso il caso di impianti di produzione plug and play, copia del documento d'identità, eventuale delega del rappresentante della comunicazione. Se non fai tu, lo fa il tuo commercialista, lo fa il tuo avvocato, ci vuole la delega. Allega. Nel caso in cui l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 watt, diversi dagli impianti di produzione plug and play, cioè se non è plug and play, lo schema elettrico unifilare dell'impianto, dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione a regola d'arte ai sensi della vigente normativa, dichiarazione della conformità di eventuali dispositivi di connessione statica e di interfaccia installati, regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore. Ecco, allora, la differenza plug and play e non plug and play è che, così tradotta, è che l'impianto plug and play è quello semplice: pannello, inverter, presa. Attacchi la presa e questo è plug and play. Quando vuoi, elimini la presa, togli la presa e il tuo impianto è disconnesso. Il non plug and play è quando tu fai pannelli, inverter, colleghi tutti i cavi,
li fai passare nell'impianto elettrico dell'appartamento e non puoi andare a staccare manualmente l'impianto. Poi abbiamo questi ragazzi, sono perciò i documenti che servono per poter dichiarare la presenza nell'appartamento di questo impianto fotovoltaico a norma di legge. Ripeto, Enel. Se voi chiamate Enel e vi informate, lo hanno fatto tanti di voi, ho letto tantissimi commenti giù per la rete e che tanti di voi si sono informati tramite Enel, il sito di Enel, vedendo appunto che vendono questi impianti plug and play e hanno detto esplicitamente: ma come funziona? Devo dichiarare qualcosa? Devo compilare qualcosa? Loro gli hanno detto: no, se l'impianto è inferiore a 380 watt, no. Se l'impianto è inferiore a 800 watt, va compilato questo modulo e fatto prevenire appunto qui ad Arrera. Firma, luogo e data. Ok? Ragazzi, spero che questo video sia stato d'aiuto. Lo hai trovato interessante e appunto di risposta a tanti interrogativi che erano nati. Ti lascio sotto in descrizione anche il link dove puoi scaricare il modulo e ciao ragazzi, e al prossimo video.